Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale in edizione estiva. Avremo una pagina molto interessante che riguarda purtroppo ancora dati negativi relativi all'industria con i prodotti nel mese di luglio in forte calo. Ci sarà poi un resoconto sull'intervista apparsa oggi sul quotidiano La Repubblica rilasciata da Umberto Bossi, un'intervista che dovrebbe inquietare non poco i dirigenti della Lega. Avremo anche, questa sarà la caratteristica del nostro giornale, fino al 12 di agosto, giorno della fine dell'Olimpiade di Londra, una pagina dedicata appunto ai giochi, intitolata Speciale Londra, e curata in modo particolare dalla nostra inviata nella capitale inglese, Isabella Mazzia. Ma cominciamo subito con il primo servizio. Dicevamo che la produzione industriale segna un calo anche nel mese di luglio. I dati di Confindustria parlano molto chiaro. Il mese di luglio è stato analizzato dal centro studi della Confindustria. I risultati relativi alla produzione non sono buoni. Nel mese in questione c'è stata una contrazione dello 0,4% su giugno, quando è stato stimato un calo dell'1,4% su maggio. La produzione media giornaliera è diminuita dell'8% annuo contro il meno 8,3% di giugno. Il peggioramento degli indicatori qualitativi, spiegano da Viale dell'Astronomia, preannuncia ulteriori riduzioni di attività. Secondo un'indagine Istat sulle imprese manifatturiere, il saldo dei giudizi sugli ordini è sceso da luglio a meno 42, da meno 40 di giugno, tornando sui valori di febbraio 2009 per effetto di un maggiore arretramento della domanda estera. Sono tornate a diminuire anche le attese di produzione, saldo a meno 7 da meno 5, di ordini, saldo a meno 4 da meno 2. Infine, la risalita dei livelli delle scorte, più marcata nel settore dei beni intermedi, riduce le probabilità che nei prossimi mesi si possa avere un contributo positivo alla domanda. Oltre 2 milioni di euro lasciati all'arma dei carabinieri. Questo è un gesto di estrema generosità di un 82enne milanese da tempo malato. L'uomo ex dirigente del Rinascente aveva gravi problemi di salute. Negli ultimi tempi risiedeva 9 mesi all'anno in Spagna con la moglie. Ieri, intorno all'ora di pranzo, l'anziano si è gettato dalla finestra del suo appartamento. E nel periodo della sua malattia aveva conosciuto un maresciallo dei carabinieri e all'arma ha lasciato quasi 2 milioni di euro in eredità. Passiamo a un'altra notizia. Umberto Bossi torna a farsi sentire in una intervista a Repubblica, minaccia secessione, avverte tutti da Maroni a Formigoni allo stesso Cavaliere. Umberto Bossi non se n'era andato, il senatore non vuole certo ritirarsi a vita privata e lo dice a chiare lettere, statuto o non statuto. In un'intervista rilasciata a Repubblica in edicola quest'oggi, Bossi parla di Berlusconi e di Formigoni, non risparmiando monti per rispolverare la parolina magica, secessione, sempre buona per tenere insieme le anime agitate dei leghisti, usciti un po' frastornati dal congresso che il 1° luglio scorso ha acclamato Roberto Maroni segretario del Carroccio. Di fatto quella scelta ha messo fuori gioco il vecchio leader che adesso si affretta a ribadire lo Stato italiano ha fallito, non possiamo più stare in Italia. La Lega non è più la stessa comunque, senza le liturgie e i riti, anche quelli bucolici del buon ritiro estivo di Ponti di Legno. Bossi è convinto che il movimento finirà per prendere un'altra direzione. Così cerca di recuperare i suoi e paragona l'operazione di pulizia interna messa in atto da Maroni ad un rastrellamento che ha preso dentro persone che non c'entrano. Non sono nomi importanti, ma hanno pagato senza colpa e vanno fatti rientrare. Sul fronte dell'alleanza, Umberto Bossi esclude per ora la ricomposizione dell'asse con Berlusconi e mette in guardia Formigoni dicendo: finora lo abbiamo graziato, in Lombardia si potrebbe votare nel 2013 e non nel 2015. Poi, parlando della famiglia, si ricorda di aver mandato un figlio sulla graticola. Arezzo ha preso una legnata pazzesca, ora fa l'agricoltore, ma un giorno, se vorrà, potrà tornare. Da insospettato lettore dei testi sacri, Senatur, dopo aver citato Salomone, si spingerà anche a ricordare la parabola del figlio al prodigo. In caso affermativo, gli ricordiamo che può trovarla al capitolo 11:24 e che l'evangelista è Luca. I carabinieri di Seriate hanno arrestato due senegalesi già operai presso un magazzino di pneumatici con l'accusa di estorsione. Secondo i militari, i due licenziati perché ritenuti responsabili di ammanchi di merci in magazzino di Seriate, dove lavoravano, avevano deciso di coinvolgere un piccolo imprenditore, capo di un'azienda di trasporti e consegne pneumatici, che aveva rapporti di lavoro con la stessa azienda. In pratica gli avevano fatto acquistare pneumatici sottratti al magazzino, così lo avevano minacciato: ci dai 35.000 euro o ti denunciamo. Da qui l'inchiesta, l'indagine e gli arresti. Turismo in aumento, e questo è un altro servizio, sul Lago Maggiore. Le giornate di sole invitano alle
alle gite fuori porta e gli itinerari conducono spesso nelle zone lacustri della nostra regione. Vediamo. La stagione estiva e le alte temperature da record spingono i milanesi e i lombardi rimasti in regione a cercare refrigerio e scampoli di vacanza nel vicino Lago Maggiore, meta sempre più ambita per evadere dalla calura cittadina. L'estate sui laghi della provincia di Varese quindi è entrata nel vivo. Dopo le temperature da record di questi giorni, le spiagge dei sette laghi del Varesotto stanno registrando il tutto esaurito. Il picco di presenza è ovviamente per il fine settimana, ma anche nei giorni feriali, complice l'afflusso del nord Italia, dei tanti turisti stranieri. Sono numerose le presenze al lago. Il Lago Maggiore è meta di turisti di passaggio che probabilmente non conoscono tutti gli angoli caratteristici del luogo. Come le spiagge delle Cinque Arcate di Castelbeccana, infatti tra i punti più belli ma meno conosciuti. Acqua limpida e paesaggio roccioso molto simile a quello marittimo, apprezzato soprattutto dai turisti stranieri, tedeschi e olandesi in primis, che hanno la fortuna di conoscere questo Ma la stagione si è aperta da poco, perché fino a poco tempo fa buttavano temporali, ogni giorno mettevano temporale. Ecco. Questo è un angolo caratteristico della spiaggia, scelto dai turisti per la vista, diciamo che la stagione sembra che si stia aprendo col turismo straniero, perché l'italiano manca di soldi, come si sente dalla crisi. Lo scoprono, fermano magari per fare una fotografia sul passaggio, poi si fermano, fanno il bagno, consumano qualcosa e lo trovano passando. Infatti col blocco dei pe mezzi pesanti qua, i camper girano tutti dall'altra parte e ci hanno portato via un po' di turismo. Apriamo adesso una pagina che terremo aperta fino alla fine dell'Olimpiade di Londra. Si chiama appunto Speciale da Londra. Sarà ricca di servizi con la nostra inviata Isabella Mazzia che darà conto e seguirà i giochi e tutto quello che sta intorno. Intanto il punto sulla medagliera. Wow, è l'esclamazione che compariva sui quotidiani all'indomani della cerimonia di apertura dell'Olimpiade di Londra di fronte al maestoso spettacolo messo in scena da Danny Boyle. Wow, è anche la nostra esclamazione al termine della più grande giornata di sempre nella storia dello sport olimpico azzurro. L'Italia nel primo giorno ha conquistato 5 medaglie, occupando tutti i gradini del podio del fioretto femminile, conquistando l'oro nel tiro con l'arco e l'argento nella pistola. E poi ancora altre medaglie che piano piano stanno arricchendo il nostro palmarès. Forse in pochi avrebbero immaginato un tale successo. Tra questo modico numero di speranzosi vanno annoverati gli italiani presenti a Londra. Sentite i loro pronostici all'uscita della cerimonia di apertura. Secondo me un 12 d'oro almeno. Speriamo, forza Speriamo. Italia! Più di 30, speriamo. Poi sono arrivati i fatti, con qualche medaglia inaspettata arrivata e altre aspettate e non arrivate. Il presidente del CONI, Gianni Petrucci, ci mette in guardia. No, io non mi illudo. Giornate come queste, io già vedo quello che scriverete. Speriamo domani, utinam, dopodomani, il giorno in cui non arriva una medaglia, il titolo, l'Italia si è fermata. Il giorno, sì, è così. Il giorno. Siamo solo all'inizio, ma se l'imbocca al lupo arriva anche da chi abbiamo preso a pallate un mese fa, siamo proprio sulla buona strada. Are you English? Yes, I'm English. Okay, so, and good luck to the Italians. And good luck to Great Britain. Ed è una classifica, quella del medagliere, che va aggiornata perché c'è un'altra medaglia per l'Italia. Niccolò Campriani ha vinto l'argento nel tiro a segno a carabina ad aria compressa a 10 metri. L'azzurro in testa fino alla fine è stato beffato dal romeno Moldoveanu. Il pugile italiano Clemente Russo pensa al podio a migliorare il suo medagliere olimpionico. Allora Clemente, ancora pochi giorni e finalmente questa adrenalina si può scaricare. Ma, ne ho sentita ringraziando a Dio, ancora lo sto sentendo, forse l'esperienza me la fa controllare talmente bene. Penso forse dopo domani sera comincerò a sentire qualche cosa, mancano 3 giorni, quindi la sera prima qualche cosa cominceremo a sentire. Però va bene così perché siamo tranquilli, sto tranquillo e poi la giusta tensione la regoliamo quando è il momento. Il giorno dell'inaugurazione era il tuo compleanno, hai compiuto 30 anni, cosa ti vuoi regalare per queste Olimpiadi? Io mi sono trovato a festeggiare con 80.000 persone, non avevo invitato, quindi è stata una bella emozione, una bella esperienza, non ho mai festeggiato un compleanno del genere,
festeggiato sempre, diciamo, in modo formale come si festeggiano tutti i compleanni, quindi è stata una cosa particolare, ma più che altro può essere come buon auspicio a questa Olimpiade. Mentre per quanto riguarda i tuoi compagni, come li vedi? La squadra è forte, la squadra è forte, siamo 7 persone, 7 pugili, 7 probabili medaglia, quindi tutto sta, ogni match ha la sua storia e ne faremo vedere delle belle. Certo è che comunque è iniziata benissimo per l'Italia questa Olimpiade, il primo giorno così tanto successo, te lo immaginavi? Sicuramente, perché comunque ti ripeto, credo sulla squadra, la squadra è forte. Adesso il secondo combattimento ce l'abbiamo il 31 con il più piccolino della squadra, con il 19enne Cappai, e poi l'1 ci siamo io, Cammarelle e Parinello, quindi ve ne faremo vedere veramente delle belle. Gli azzurri della beach volley hanno chi allena la loro mente, visto che siamo a Londra lo chiamiamo mental coach. C'è un allenamento, sudore del corpo e fatica a cui gli sportivi si dedicano quotidianamente per arrivare a conquistare una medaglia. E poi c'è un altro allenamento, quello mentale, altrettanto importante. Sono sempre più gli sportivi che si affidano a un mental coach. Le nostre due bellezze del beach volley vengono seguite da Roberto Re, il noto allenatore della mente. A Londra con la sua famiglia non poteva mancare a questo appuntamento e ci racconta come stanno Marta Menegatti e Greta Cicolari dopo il primo turno eliminatorio di beach volley. Le azzurre hanno avuto la meglio sulle russe e domani alle 18:30 ora italiana sfideranno le inglesi padrone di casa. Sono molto pronte, sia loro che l'allenatore, la squadra è compattissima, mentalmente ci siamo veramente molto bene. Da un lato non è diverso dalle gare internazionali che fanno, sono le stesse avversarie e le stesse condizioni. La differenza enorme è la pressione che c'è qua e come loro sentono l'evento. Infatti stiamo lavorando per far sì che per certi versi, nonostante sia molto più importante del solito, sia una gara come tutte le altre. Hanno due personalità totalmente diverse e questo le rende una coppia molto forte, perché si possono supportare moltissimo una con l'altra. E loro hanno soltanto da rimanere centrate e fare bene quello che stanno facendo. In quest'anno sono cresciute tantissimo, io devo dire, le ho viste veramente crescere da un punto di vista mentale, di gestione delle loro emozioni in gara in maniera incredibile. Sono molto fiero del lavoro che stiamo facendo e insomma credo che arriveranno delle buone notizie, siamo molto molto positivi, molto fiduciosi. Tra le due chi è quella leggermente più positiva dell'altra? No, beh, sono molto diverse, una innanzitutto ha 20 anni, l'altra ne ha 28, quindi c'è anche una maturità differente, quindi sicuramente Greta è più grande ed è più strutturata, Marta è molto più giovane, quindi c'è di buono che si affida molto all'esperienza di Greta e devo dire stanno crescendo davvero insieme moltissimo, insomma la sintonia è perfetta. Diego Occhiuzzi e Rosalba Forciniti ci hanno portato altre due medaglie. Occhiuzzi nella sciabola ha conquistato l'argento, la giovane bad girl Rosalba ha conquistato un meritato bronzo nello judo. Vediamo la loro felicità. No, vabbè, sì, a me aspettavo questo risultato da un po' di tempo. È arrivato alla gara più bella, ecco, nella gara più bella, nelle Olimpiadi. A gara a squadre sì, mi piacciono molto, do il meglio di me, però era da tempo che volevo una medaglia individuale. 120 medaglie olimpiche della scherma, insomma, continuate ad essere, è banale, la fabbrica delle medaglie. Meno male, che ti devo dire, la scherma per fortuna porta sempre tante medaglie alle Olimpiadi, ma non solo alle Olimpiadi, durante i mondiali anche nostri. La federazione italiana dà sempre il meglio, quindi ho scelto lo sport giusto. Dici la verità, un po' di braccino in semifinale prima di arrivare a quella stoccata decisiva ti è venuto oppure cosa pensi? No, era tutto sotto controllo. No, più che altro un po' di stanchezza in finale, ti dico la verità, ho sentito un po' la stanchezza all'ultimo incontro, lui era molto più in forza di me. Vorrei precisare le cattive ragazze, nel senso era molto ironico, no? Ed era una frase che ho messo dietro la maglietta quando combattevo. Ho pensato che se vincevo facevo una medaglia la mostravo. Così. Penso di sì, non mi voglio sbilanciare, mi astengo. Se ci vediamo a settembre ve lo dico. Abbiamo così concluso anche questa edizione del nostro telegiornale, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento alla prossima. Arrivederci.